Ismail Mrkonjić non ce l'ha fatta. Il 17enne è morto ieri nel suo letto d'ospedale a Kattinara a causa delle ferite riportate dopo l'incidente. Il ragazzo di origini bosniache, residente a Sant'Andrea, aveva subito gravi traumi al torace e all'addome dopo l'incidente stradale avvenuto a Gorizia in via Gregorčić nella serata di mercoledì scorso. Il giovane, per cause ancora da chiarire, aveva perso il controllo della propria moto ed era rovinato malamente a terra dopo un volo di 10 metri. I soccorsi erano intervenuti subito. Dopo la chiamata al 112 sul posto erano arrivati l'elisoccorso, l'ambulanza e l'automedica. Il ragazzo era stato stabilizzato in barella dal personale medico e trasportato d'urgenza all'ospedale di Kattinara in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per i rilievi. Nella notte tra mercoledì e giovedì il 17enne era stato operato, un intervento di estrema delicatezza durato per molte ore, ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo ed è spirato all'ospedale nella giornata di ieri. La comunità locale è sotto shock. Alcuni giovani amici del 17enne ieri hanno organizzato un raduno commemorativo a Sant'Andrea per ricordare Ismail, appassionato di motociclismo. Anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha espresso il suo cordoglio per l'accaduto. Una notizia che non vorresti mai sentire, la morte drammatica di un giovane che aveva tutta la vita davanti. Questo era Ismail Mrkonjić, morto in un incidente a bordo della sua moto in via Gregorčić. Sono profondamente vicino ai familiari e a tutti coloro che gli volevano bene. Bene, riposa in pace, Ismaele, corri in cielo con la tua moto.